Comedy Storytelling. Nella puntata di oggi, in collegamento Skype, un attore comico, cabarettista, nonché conduttore televisivo, quindi devo stare attenta perché è un mio collega. Insieme a noi Giovanni Cacioppo. Benvenuto Giovanni. Saluto a tutti. Come stai? Bene, bene. Da dove ti colleghi? Ah, io sono a Bologna, a casa mia. Ah, sei a Bologna, ma infatti la tua carriera artistica nasce da Bologna, perché è iniziata nel 1994, quando hai vinto un concorso che si chiamava La Zanzara d'Oro. Hai presentato un monologo comico, Acqua e Sels. Vogliamo ricordare un pochino? Non, il concorso non l'ho vinto, sono arrivato secondo, però è come se l'avessi vinto, perché i primi non si sono mai più visti. Ecco, vedi? Arrivare secondi. Guarda, se tu vai, cerchi su internet, perché io ho cercato molto sulle tue cose, compare che tu hai vinto. Quindi del primo non ne ricorda proprio nessuno. No, io voglio essere onesto, sono arrivato secondo. Arrivato secondo, però ha fatto sì questo monologo. Di che parlava questo monologo? Il monologo era un mio vecchio monologo di storie siciliane, personaggi siciliani. Facevo il contadino, poi facevo il disoccupato che cerca di adattarsi, fa dei lavori umani, facevo il videocitofono umano, il cartello stradale, l'autogrill umano, la boa al porto per dove ancoravano, ormeggiavano le barche. E cosa ti ricordi di quella sera? Il pubblico, come ti aveva accolto? La piazza era piena, che cosa ti ricordi? No, è stato in teatro, al Teatro Duse di Bologna, dove poi sono andato altre volte per fare il mio spettacolo. E mi ricordo che era un'emozione enorme, perché io avevo cominciato una settimana prima a fare cabaret, non avevo una carriera alle spalle, sì. Quanti anni avevi? Avevo 29 anni. Quindi giovanissimo, hai detto così, una mattina ti sei svegliato e hai detto voglio fare l'attore comico. Io facevo il geometra, facevo la professione libera, avevo uno studio mio, era per conto mio. E la sera mi sono trovato su un palco un po' alticcio. Ho sempre fatto ridere, sono stato sempre il cretino delle scampagnate, mi piace definirmi. Il cretino della comitiva. So che quella sera sono salito su un palco perché dovevo suonare delle percussioni e poi non sono più sceso. Hai iniziato a parlare, sei stato un fiume in piena. Ho iniziato a parlare, sì. Ma non avevo nessuna pelle artistica, io non era nei miei progetti fare il comico, né era il mio desiderio della vita, insomma, non era niente. Mi sono trovato, mi è sempre piaciuto far ridere la gente. E quindi hai vinto questo concorso e chi ti ha contattato? Poi cosa hai fatto? No, stavo dicendo, ho fatto quella serata a Gela, quello spettacolo Ubriaca a Gela, poi ho capito che non mi potevo ubriacare ogni sera perché se volevo salire un palco, che sarei durato un anno. E mi è toccato scrivere dei pezzi. Niente, poi ho trovato un annuncio su un giornale di questo concorso per comici e solo quando mi sono iscritto ho capito che era il concorso più importante in Italia. Solamente, ecco. Infatti quando l'ho fatto poi sono arrivato secondo, mi ha contattato, mi hanno chiamato su Rai 2, mi ha chiamato Maurizio Costanzo, insomma c'erano tutti osservatori nel parterre, gente importante, tra autori televisivi, registi, produttori cinematografici, no? Da lì è partito tutto poi. Allora, a livello televisivo hai fatto veramente tantissime cose e hai fatto anche un programma per ragazzi. Cioè, tutti ti ricordiamo per Zelig, i programmi comici, però in realtà hai fatto anche Solletico. Sì, a Solletico ho fatto un paio di puntate dove quando facevo il Mago Universus. Quindi, cioè, la tua carriera a livello professionale spazia veramente dal teatro allo stand-up comedy, al cinema, ai programmi e qualsiasi tipo di programma. Hai anche fatto un programma molto importante con Paolo Rossi. Vogliamo ricordare? Ho fatto Scatafascio, che è stato il programma che mi ha lanciato in un settore di comici, insomma, più impegnati. Non nei barzellettieri, ma eravamo un gruppo di comici un po' più raffinati. Quello poi mi ha portato a Zelig, mi ha portato a tante altre cose. Sì, infatti, ma è un po' impegnativo lavorare con Paolo Rossi. Un po' sì, perché lui insomma, pretende molto dai suoi collaboratori, da chi c'ha a fianco.
però nello stesso tempo ti lascia libero, nel senso, non ti corregge, però se vai male poi non ti chiama più. Ah, ecco, con te come è andata? È rimasto contento di te? Con me è stato amore a prima vista, che io ero andato a fare i provini per Scatafascio e il cast era già chiuso. Ah, addirittura, vedi, ti sei sempre trovato nelle situazioni dove tu dicevi vabbè, tanto non accadrà mai, invece rientravi poi. No, l'ho chiamato, ho detto guarda, il cast sarebbe chiuso, però mercoledì facciamo un laboratorio, vieni se hai voglia di fare 5 minuti. E ho fatto 5 minuti, lui mi è piaciuto tantissimo, ho fatto fare un altro pezzo. Poi mi ha detto ma ne hai ancora pezzi così? Ho detto quante ne vuoi? Allora vieni anche il mercoledì prossimo che ne fai ascoltare altri due, poi da lì mi ha preso in tutta la trasmissione. Vedi? Allora, noi abbiamo parlato molto di questi monologhi comici, da quelli che ti hanno lanciato fino a quelli che poi hai fatto nei programmi televisivi. Il pubblico ti conosce assolutamente, però direi di ripassare un pochettino il tuo percorso professionale in questo video. L'altro giorno parlavo con un mio amico, mi ha detto, sai che anche mia moglie mi ha chiesto i soldi? Come tua moglie? Sì, ci vuole 100 euro a colpo. Di che tu che gli hai detto? Cioè, io te le tocco, ma ce la fa a campare con 200 euro all'anno? Qualche sera fa voleva accoppiarmi urgentemente. Sai che era brutta immagine, però capita. E sono andato in discoteca. La discoteca è il posto dove uno va a cercare la compagnia, l'avventura, qualche volta anche l'anima gemella. Anche se nel mio caso meno mi somiglia, meglio è. Arrivo da questa discoteca e il buttafuoco non mi ha fatto entrare. Metto in questo locale, mentre si entra a coppie. Dico, che? Con l'arca di noi che si entra a coppie. Con le donne sono tutte dentro, dico, se non mi fa entrare come a coppio. No, metto, se volevi una donna, te la dovevi portare da casa. Che bravo, è arrivato scienziato. Dico, e secondo te, se avessi avuto una donna a casa sarei uscito? Alla fine... alla fine mi hanno fatto entrare per sfiancamento. Nuovamente in studio con Comedy Storytelling, ospite della puntata di oggi in collegamento Skype, Giovanni Cacioppo. Allora, abbiamo visto la tua performance on stage e stavamo parlando di tutto il tuo percorso professionale, dei tanti programmi televisivi che hai fatto. Uno che viene anche ricordato è soprattutto Zelig. Cosa ti ricordi? Cioè tu fai parte proprio della squadra storica, quella che ha fatto il programma. Esatto, quelli come me ci chiamano i senatori di Zelig. Ecco, addirittura non lo sapevo, vedi. Che aria si respirava? Sì. C'era sintonia tra con gli altri colleghi? Si dice che gli attori comici siano tutti prime donne, insomma abbiano un carattere abbastanza particolare, è vero? Ma quello che credo riguardi un po' tutti gli artisti. Gli artisti in genere? Si dice che l'artista è una persona che se non si parla di lui se ne va. Ah, ecco. Cambia gruppo, se non si parla di lui si cambia gruppo. E lì che aria si respirava? Allora, io con Zelig avevo fatto le prime edizioni quando si chiamava Zelig facciamo cabaret con Simona Ventura, Massimo Boldi, Giorgio Paletti. E lì ancora era in fase embrionale, insomma era un esperimento, infatti l'abbiamo fatto nel locale storico in Viale Monza, insomma era una cosa un po' di prova. Poi sono mancato 2 anni, che sono andato in tournée con Paolo Rossi, con Giulietta Romeo. Giulietta Romeo. Per lo spettacolo, sì, che poi ha fatto. Sì. Abbiamo fatto una tournée di 3 anni con Giulietta Romeo, 2 anni e mezzo è stato. E in quel momento io ho lasciato televisione, ho lasciato tutto, poi sono rientrato. Dopo 2 anni e mezzo e Zelig era esploso a livelli esagerati, dove era diventata la trasmissione di culto, dove io ho fatto quasi fatica a rientrare. Nonostante avessimo buoni rapporti, loro erano diventate tutte delle star. Però. Quindi è stato difficile, ecco, abbiamo capito che non c'era un'aria molto distesa nei camerini di Zelig, ognuno voleva fare la prima donna.
C'era Gino e Michele, Giancarlo Bozzo, tutta gente che mi conosceva da 10 anni ormai, insomma, con cui avevo lavorato tante volte. Con Gino e Michele abbiamo fatto tutto Scatafascio, tournée, abbiamo fatto tante cose. Quando sono arrivato ho detto vorrei entrare in trasmissione, no, ma non è tale. E vieni un giorno e vediamo che sai fare. Come se non ci fossimo mai conosciuti. Io però... sei rientrato e sei stato molto amato dal pubblico, esatto. Ecco, alla faccia loro. Non mi sono offeso, sono andato al laboratorio umilmente e gli ho fatto vedere cosa sapevo fare. Poi anche hai lavorato con un gruppo di bricconcelli, no? Con Mai Dire Martedì e Mai Dire Lunedì. Eh sì. Allora, con Zelig è indubbiamente il programma che mi ha dato popolarità, mi ha fatto conoscere al grande pubblico, perché facevamo il 30-35% di share ogni puntata, abbiamo battuto Sanremo, i mondiali, insomma non avevamo paura di nessuno. Però il programma dove mi sono più divertito sicuramente sono tutti i Mai Dire, con la Gialappa era una festa, io non vedevo l'ora di andare a lavorare, io non avevo neanche bisogno di scrivere i testi, li scrivevo in camerino 10 minuti prima di andare in scena. Lì, di imprinting. Sì, ma io in un pomeriggio con la Gialappa ero talmente gasato che scrivevo 5-6 puntate. Quindi tu comunque prendi molto spunto dalle persone che ti, dall'energia delle persone con le quali lavori. Allora, l'energia ti serve per lavorare bene, per avere un ambiente di lavoro sereno, insomma, per non aggiungere stress a quello che già si ha quando si deve andare su un palco. Quindi se qualcuno ti dà una mano d'aiuto non male non ne fa. E a parte tutti questi programmi televisivi hai fatto anche cinema, diversi film, yes, tra cui film con Aldo, Giovanni e Giacomo. Sì, con Aldo, Giovanni e Giacomo ne ho fatti 3, anche se in uno non appaio. Hanno girato 20 minuti di film in più e hanno tolto la mia scena. Hanno tagliato la mia scena, sì. Poi ho fatto... Così è la vita, il primo film che ho fatto con loro, ho fatto La leggenda di Al, John e Jack, e poi ho fatto Chiedimi se sono felice, però lì la mia scena non c'è. Allora, guarda, però mi hanno pagato. Ti hanno pagato, sono stati onesti, lo stiamo dicendo qui a Comedy Storytelling, rimane nel filmato, ti hanno pagato, sono stati onesti, quindi ok. Nei titoli di coda c'è scritto, è stato Johnny Cacioppo non c'è ma è stato pagato. Guarda, in questi ultimi 2 anni però è stato molto difficile fare spettacolo e performance dal vivo soprattutto, e molti artisti come te hanno creato un nuovo rapporto con il pubblico tramite internet e social. Tu invece ho visto che comunque sì, sei presente con video che caricano, però hai deciso insomma di non creare un vero e proprio canale, un vero e proprio rapporto così online con il tuo pubblico. Ma no, perché a me piace vederlo in faccia il pubblico. Mi hanno proposto tante volte di usare delle piattaforme, di fare degli spettacoli online così, però non mi piace, no? Ci ho provato una volta a fare 5 minuti davanti a una raccolta di francobolli, mi sembrava. Non ti senti a tuo agio? No, non mi sento a mio agio, perché la risposta arriva in ritardo, vado fuori tempo con la risata, non ti sto facendo ridere, se sto andando bene. Però molti hanno fatto proprio una fortuna, soprattutto i giovanissimi, hanno fatto una fortuna proprio in questi anni di pandemia, nuovi comici. Sì, poi insomma è uno strumento che il web che bisogna saper usare. Io ormai sono anziano. No. Faccio fatica. Faccio fatica. Ma io ti ho fatto i complimenti prima che iniziasse la trasmissione per questo look con gli occhiali, perché secondo me ti stanno molto bene. Creano molto fascino. Grazie, grazie. Gli occhiali nell'uomo creano molto fascino, questo sguardo, soprattutto nell'artista, questo sguardo che si vede e non si vede. Guarda, la lancio un po', faccio un assist, lanciamo un po' qualcosa, parliamo un po' qualcosa della tua vita privata. Questo successo ti ha portato molte donne o comunque so invece che hai una vita privata molto stabile? Indubbiamente ho una vita privata molto stabile, sono sposato da 26 anni con mia moglie, abbiamo 2 figli. E poi il successo
magari mi ha dato qualche opportunità, qualche tentazione. Però. Qualche tentazione, però sei stato bravo per stare 26 finora, anni con tua moglie. Siamo rimasti in rotta. Siete riusciti a resistere, non è facile in questo lavoro. Beh, no. Ma tu sei un tipo romantico? Sì, molto romantico. Ah, molto romantico! E c'è una canzone, qualcosa che ti ricorda un tuo vissuto particolare, un momento d'amore? No, adesso così sui due piedi non mi viene, però se ci penso credo, mi viene Three Times a Lady dei Commodore. Ah, ok. E mi ricordo quando ero ragazzino che aspettavo che la mettessero per invitare la ragazza a ballare in lento. Questa è carina, proprio è il ricordo di un'altra Italia. Di un'altra epoca, Italia, sì. Di un altro mondo veramente, che è molto cambiato in questi anni. Allora, facciamo così, facciamo un break da questa chiacchierata per vedere un video che parla del tuo percorso professionale e poi torniamo nuovamente in studio. Io sono specializzato in posti di blocco, a me quando mi vedono mi fermano sempre. Io ho documenti attaccati con lo scotch, il cruscotto. No, che ogni volta cerca patente, libretta, assicurazione, c'è sempre un casino in macchina, tocca tutto là con lo scotch, documenti, tutto qua, fatti le fotocopie. L'altra volta mi hanno fermato in Umbria, mi hanno misurato la velocità col telelaser. È uscito il poliziotto della stradale, tutto paletta a costa, ho detto, signor Cacioppo, lei andava a 160. Dico, quando è il record? Mi hanno fatto il verbalante, favorisca la patente, dobbiamo toglierle 10 punti. Dico, non c'è problema, ho preso la patente. Io il giorno prima ero stato da McDonald's con i miei figli e mi avevano rovesciato la Coca-Cola sul portafogli e si era attaccata la patente alla testa della Conad. Quando mi hanno controllato i punti nella patente avevo 2800 punti. Il poliziotto, grazie, il poliziotto ha detto dobbiamo togliere 10 punti, prendi le 20, non ti preoccupare, domani faccio la spesa, torno a posto. Qualche sera fa siamo andati a cena da amici con mia moglie e mio figlio, tornando a casa mi riferma la stradale, mi ricontrollano i documenti, tutto il documento, signor Cacioppo, ha bevuto? Dice no, vabbè, cioè, ma che qua facciamo l'etilometro per formalità, e te facciamo l'etilometro. Ho soffiato nell'etilometro, ha segnato 0,80. Ho proposto, signor Cacioppo, 0,80 ha bevuto. Guarda, io non ho bevuto, magari guasto l'etilometro. Non c'è che guasto, è perfetto, tarato, bilanciato, collaudato, verificato. Guarda, faccia provare mia moglie. Ha soffiato mia moglie e anche mia moglie ha fatto 0,80. E il poliziotto, cioè anche la signora ha bevuto, abbiamo fatto una cena, acqua e Coca-Cola. Poi c'è soffiato mio figlio. Mio figlio ha 5 anni, ha soffiato mio figlio e anche mio figlio ha fatto 0,80. E a quel punto il poliziotto è arretrato. Ma strano, però evidentemente qualcosa non va nell'apparecchio. Vabbè, metto, vada pure, ci scusi per il disturbo, rimandiamo lo strumento in revisione. Ma che disturbo, scherziamo, anzi, fate il vostro lavoro, vi apprezziamo. Appena siamo saliti in macchina, mia moglie dice, hai visto? Mi ha fatto bene a far imbriacare quel bambino. Nuovamente studio con Comedy Storytelling. Abbiamo visto, abbiamo riso tantissimo con questo filmato di Giovanni Cacioppo che è ospite nostro oggi. Allora Giovanni, durante questo periodo comunque tu non hai smesso di continuare a scrivere, lavorare e sarai in scena questa settimana proprio a Palermo. Esatto, sì, al Colosseum. Con lo spettacolo Ho scagliato la prima pietra. Esatto. Parliamo di questo spettacolo. Non mi ricordavo il titolo. Ecco, meno male che ci sono le conduttrici. Allora, parliamo di questo spettacolo. Ma è uno spettacolo che ho scritto 3-4 anni fa, poi adesso ha subito parecchie modifiche, ho inserito dei pezzi, ho tolto qualcuno vecchio, insomma. È sempre in lavorazione, come tutti gli spettacoli. E parli... a Palermo è da qualche anno che manco, quindi insomma, almeno metà spettacolo penso che sia mai visto per i palermitani. Il pubblico ti sta aspettando. E parli un po' di tutti i vizi delle persone. Insomma, tu dici chi è che non ha scagliato la prima pietra, no? Chi è che... Il titolo è un po' una provocazione, perché cioè,
nella storia di Cristo, cioè, chi è senza peccato scaglia la prima pietra. Come tutti ci hanno beccato, se non la scagliavo io la prima pietra stavamo 3 giorni là a aspettare di trovare uno senza. Mi sono tolto il sasso alla scarpa, ci penso io. Anche se qualche peccato ce l'ho. E lo comunichi al pubblico? No, no, non lo dico, questo è un titolo, è un titolo provocatorio. Solamente una provocazione. Se è solamente il titolo, poi non si parla di pietre, non se ne parla durante lo spettacolo. Come è venuta la scrittura di questo spettacolo? Ma ti ripeto, io mi sento un po' più anziano, un po' più maturo rispetto ai miei primi anni, quindi ho deciso di scrivere, di intervenire ripercorrendo un po' quelli che sono i ricordi, la mia infanzia, i personaggi che popolavano la mia vita quando ero ragazzo, anche le abitudini, il modo di vivere che c'era, così. Poi qualcosa di vecchio, insomma, diciamo, l'ho tenuto sempre, il rapporto con i milanesi, con il lavoro, così. Sono sicura che il pubblico è già curioso di vederlo. E in più non c'è solamente questo progetto, ma mi dicevi che è in uscita un film per la TV in queste settimane. Sì, ho girato questa miniserie per Italia 1, si chiama Din Don, sono 6 episodi, ho fatto il 3 e il 5, il 3 l'ho girato a maggio, il 5 a dicembre e dovrebbero uscire adesso entro marzo. Quindi a brevissimo. E poi c'è anche un film, quindi su tutti e 3 fronti stai lavorando. No, questo era il film. Sì, poi mi hai detto, cioè, sì, non si può dire. Ah, una trasmissione televisiva mi ha detto. Ah, una trasmissione televisiva, sì, però, ok. Si potrebbe dire, però non ho nessuna informazione. Cioè, mi hanno chiamato, mi hanno detto che la settimana prossima vado a fare un laboratorio, però non so né chi la conduce né come si chiama, so solo che andrà in onda su TV8. Quindi tutto in divenire, sono sicura che il tuo pubblico ti seguirà online, sui social e vedrà dove vederti. Una risata sempre intelligente, quella di Giovanni Cacioppo, ospite di Comedy Storytelling. Uno degli argomenti che più ti ha appassionato nel tuo percorso professionale è stato quello del lavoro nel mezzogiorno. Sì, quello è un argomento che ho sempre trattato nei miei spettacoli, fin dalle origini, da quando facevo il video citofono umano. Che noi meridionali siciliani in particolar modo non abbiamo un buon rapporto con il mondo del lavoro. Per noi andare a lavorare è andare contro natura. È così, ma insomma io sono una grande lavoratrice, però nell'opinione c'è questo, sì. Che cosa dicevi in questo monologo? Dai, 2 battute. Ah, parlo per quello che conosco. Io ho sempre sostenuto che sud fosse l'abbreviazione di sudato. fa troppo caldo per lavorare qua. Questo è vero. Poi insomma, viviamo in una regione bellissima, vivete, perché io sono siciliano però vivo a Bologna, vivete in una regione bellissima, la natura è stata generosa, c'è un bel clima, mare, caldo, è estate 10 mesi l'anno, viene la gente in vacanza da tutto il mondo in Sicilia. Io penso, se vivo in un posto dove viene la gente in vacanza da tutto il mondo, io che sono nato mi tocca per diritto non lavorare. In effetti il discorso fila tantissimo. È come se ci fosse una festa a casa tua e tu devi andare a dormire. È vero. Ma senti una cosa, da quanti anni vivi a Bologna? Da 26 anni. Ah, dal matrimonio praticamente. Qualche anno prima, sì. Da qualche anno prima del matrimonio, perché appunto il primo concorso l'hai fatto a Bologna e poi sei rimasto lì. Quindi ti trovi bene, ormai è la tua seconda casa. Sì, praticamente ormai ho quasi vissuto più anni a Bologna che in Sicilia, anche se l'accento non tradisce questa cosa. Non hai nostalgia della Sicilia, di Palermo, no? Sì, mi manca ogni tanto, però vengo spesso, sia per lavoro che in vacanza. Tu sei di Gela? Di Gela, sì. Vengo spesso in vacanza o per lavoro, adesso verrò 2 giorni per fare gli spettacoli, passerò anche da Gela. Sì, farai diverse tappe. Allora, è stato veramente piacevole fare questa chiacchierata, abbiamo sorriso tanto, in questo momento ci anche vuole, per me serve. Sempre. Ti ringrazio per aver accettato l'invito e chiediamo al pubblico di seguirti in tutti i tuoi progetti che sono sia teatrali, televisivi e anche cinematografici.
Quindi grazie a Giovanni Cacioppo che è stato oggi con noi a Comedy Storytelling. Grazie al pubblico che ci ha seguito. Vi do appuntamento alla prossima puntata.